punto di partenza è ovviamente l'acuirsi degli scontri a carattere razziale, sia diretti, proprio nel senso che ci sono manifestazioni e scontri in piazza, questo è successo soprattutto negli ultimi anni negli Stati Uniti, sia di carattere politico, perché gli schieramenti si stanno radicalizzando in relazione all'atteggiamento da tenere nei confronti dei profughi, innanzitutto, e poi della popolazione migrante che si è già stabilizzata sia in Europa che negli Stati Uniti, molta della quale ha ottenuto anche la cittadinanza nazionale, quindi sono a pieno titolo cittadini americani e europei, ma ciononostante sono diventati il terno intorno a cui ruotano gli schieramenti politici e il futuro dei paesi interessati da questa questione, sia gli Stati Uniti che i paesi europei. E addirittura io ritengo che il futuro dell'Unione Europea sarà determinato molto di più dal modo in cui riuscirà ad affrontare il problema dei profughi e dei migranti al proprio interno, che non da altre questioni di grandissima importanza, come per esempio l'austerity, le politiche economiche e sociali, e innanzitutto, ma su questo vedremo che c'è una relazione, le politiche di per combattere e limitare i cambiamenti climatici in corso. Che ci sia la contrapposizione maggiore attorno a cui sta avvenendo una radicalizzazione di schieramenti politici in Europa e negli Stati Uniti, sia proprio dovuta agli diversi atteggiamenti, contrapposti atteggiamenti che si assumono nei confronti dei migranti in generale e per quello che riguarda l'Europa, soprattutto dei profughi, perché sono cambiate, è cambiata la natura dei flussi delle persone che arrivano all'Europa. Fino al 2008, cioè alla crisi economica, erano prevalentemente migranti, li possiamo chiamare così, cioè migranti economici, cioè persone che venivano in Europa alla ricerca di un lavoro, di una collocazione sociale, e che in gran parte la trovavano. A partire dal 2008 e sempre più con delle punte nel 2015, nel 2016, questi flussi sono costituiti prevalentemente da persone che fuggono da guerre o da conflitti armati o da situazioni difficilmente sostenibili che mettono in discussione la loro stessa vita. E come vi dicevo, adesso sugli Stati Uniti vi dirò poche cose perché non sono molto informato, negli ultimi tempi mi sono occupato soprattutto della questione dei profughi in Europa, ma è evidente a chiunque segua minimamente le vicende politiche che in Europa è in corso un processo di radicalizzazione estrema intorno a questo tema. Pensate a che cosa sono state le elezioni presidenziali in Austria, no? Da una parte un presidente che fa riferimento ai Verdi, favorevole all'accoglienza, dall'altra un candidato del partito di estrema destra schierato per il respingimento. Ha vinto provvisoriamente, ma adesso bisogna vedere come va a finire la cosa perché si rifanno le elezioni, il candidato favorevole all'accoglienza, ma quello che è importante è che i partiti tradizionali, cioè il Partito Popolare e Socialdemocratico, Popolare e il Partito Socialdemocratico, che avevano governato l'Austria per 60 anni di seguito fino a quest'anno, all'anno scorso, si sono dissolti, no? Gli schieramenti si sono radicalizzati completamente. La Brexit è stato un altro referendum che in realtà l'oggetto era troppo contro la permanenza dell'Unione Europea, ma che in realtà si è giocato tutto proprio contro i migranti, proprio contro l'accoglienza dei profughi. E anche lì abbiamo visto che il Partito Conservatore e il governo conservatore guidato da Cameron è scomparso, perché anche quella parte del Partito Conservatore che è sopravvissuta e ha dato luogo al governo mai si è schierata contro l'Europa, ma in realtà contro gli immigrati. Le elezioni in Olanda sono andate bene tra virgolette, secondo la stampa, perché i risultati del partito apertamente razzista di Wilders non ha
aumentati di molto i suoi voti, comunque anche lì sostanzialmente lo scontro è avvenuto pro contro i migranti, pro contro l'accoglienza dei profughi. E se il partito conservatore è riuscito a mantenere sostanzialmente le sue posizioni pur perdendo qualche seggio, è perché negli ultimi giorni della campagna elettorale, con la polemica aperta contro Erdogan, si è schierato sostanzialmente su delle posizioni apertamente contrarie all'immigrazione. Degli Stati Uniti non ho bisogno di parlare, no? Perché la vittoria di Trump è indubbiamente dovuta a tantissime cause e ragioni che hanno agito e operato sotto traccia nel corso degli ultimi anni, di tutti gli anni della presidenza Obama, ma il tema fondamentale intorno a cui si è giocato il conflitto eccetera è stato indubbiamente, no, la posizione chiaramente e drasticamente anti-migranti assunta da Trump, che si è fatto campagna elettorale promettendo un muro tra gli Stati Uniti e non il Messico, il Messico e tutto il resto dell'America centrale, dell'America Latina, e la promessa che sta effettivamente mantenendo da questo punto di vista qua di rimpatriare tutti quanti quelli che non hanno diritto di soggiorno. Mi segnalano dagli Stati Uniti che la cosa sta avvenendo effettivamente a un ritmo di 35-40 mila profughi al giorno, profughi e migranti al giorno, cioè tutte le persone. Ci sono dei rastrellamenti continui, tra l'altro con delle rotture di strutture familiari drammatiche, no? Perché i figli dei migranti clandestini che sono stati sono nati negli Stati Uniti per il ius soli sono cittadini americani, i loro genitori no, e quindi vengono rimpatriati i loro genitori e i ragazzini abbandonati o affidati alle cure dei parenti. Ma contrapposizioni di questo genere sono presenti anche in Svezia, Norvegia e Danimarca, cioè paesi che tradizionalmente erano stati i più ospitali nei confronti dei profughi, e ne avevano accolti tantissimi, ma che da un anno a questa parte invece sono in testa alle politiche per rimpatriare, e all'interno degli accordi che l'Unione Europea sta stipulando con vari paesi per promuoverne il rimpatrio, no, la Norvegia e la Svezia sono in testa e hanno i loro contingenti da persone da rimpatriare. Le prossime elezioni in Francia si svolgeranno prevalentemente intorno al tema come trattare i migranti e i profughi, lo stesso accade in Germania, in cui c'è stato volta faccia un cambiamento di politiche molto importanti, no? La Merkel che un anno e mezzo fa, no, in presenza di quel flusso gigantesco di profughi che stava arrivando dal Medio Oriente attraverso i Balcani e l'Ungheria, dove erano stati trattati male, e erano entrati in Austria, aveva detto ce la facciamo, li possiamo accogliere tutti, poi di fronte al critiche che ha ricevuto e gli attacchi, soprattutto del partito di estrema destra alternative für Deutschland, ha ripiegato sostanzialmente su una posizione che dice no, adesso mettiamo degli sbarramenti, e in particolare il primo sbarramento di solo vedremo l'ha messo nei confronti dell'Austria, cioè del paese di transito di questo flusso di immigranti. Anche in Italia non è un mistero per nessuno che nonostante che gli schieramenti partitici non corrispondano pienamente oggi all'alternativa accogliere o respingere, è indubbio che la politica adottata in particolare dal governo Gentiloni, ma in particolare dal ministro degli interni Minniti, assolutamente schierato sulla linea del respingimento di chi secondo lui non ha diritto di avere ospitalità in Italia, è il principale strumento su cui nei prossimi mesi si giocherà la campagna elettorale sul destino, insomma, del governo italiano. Non parliamo dell'est europeo, cioè dei
dei paesi che sono stati per ultimi nell'Unione Europea, dove la partita è già stata giocata definitivamente, no? Polonia, Estonia, Lituania, Cecoslovacchia, Cechia, Slovacchia, eccetera, sono Ungheria, no? Sono vecchi ormai da governi che hanno vinto le elezioni e che sono assolutamente contrari ad accettare anche un solo migrante. In particolare tenete conto che questi paesi migranti dal paese musulmani non ci sono, no? Sono una minoranza piccolissima. No, lo stesso come spiegare che in Giappone c'è una fortissima ondata di antisemitismo e una reminiscenza della lettura del saggio sul complotto dei savi di Sion, ma non c'è neanche di quello. No, e quella volta, insomma, che travalica la situazione materiale e sociale di quei paesi, perché ha assunto un carattere eminentemente ideologico. Se da un lato abbiamo queste cose qua, cioè delle forze che crescono numericamente e in audience, in ascolto, per esempio su internet, ma anche sulla televisione italiana, pensate a Salvini, cioè una persona che 2 anni fa aveva il 3% ed era la Lega era travolta dagli scandali, i diamanti, il frode, questo e quest'altro, che oggi ha raggiunto il 10% esclusivamente sulla base di una campagna contro i rom e i migranti. Ma quello che succede in tutti i paesi d'Europa è che le forze al governo, in genere centriste o di centro-sinistra, no, sia il partito socialdemocratico, quello che in Europa è il PPE, sia il PSE, e sia il Partito Popolare, quello che in Europa è il PPE, poco per volta hanno finito per adottare gran parte delle posizioni di destra. Perché? Perché hanno paura invece di perdere, no, se mantengono le posizioni di apertura nei confronti dell'accoglienza, di perdere una quota del loro elettorato. C'è questa ondata, no, di xenofobia, non chiamiamola razzismo, anche se in molti casi si tratta esplicitamente di razzismo, che sta attraversando l'Europa, che è guidata e ovviamente alimentata da dei partiti che sono ingrossati, cresciuti sull'ombra di questa politica, ma che grosso modo hanno ottenuto un risultato, almeno un risultato fondamentale, che gran parte delle misure che loro stessi proponevano no, sono oggi condivise dai governi di centro. Dico niente di nuovo se vi ricordo che Salvini ha detto che è perfettamente d'accordo con le misure adottate da Minniti e che erano esattamente quelle che da anni proponeva nei confronti dei migranti. Dall'altra parte, a favore dell'accoglienza, non c'è una vera rappresentanza politica. No, ci sono partiti, ma tutti, quelli al governo e quelli delle opposizioni, diciamo, da sinistra, che si dichiarano favorevoli all'accoglienza, ma una politica vera di accoglienza non la troviamo. Lo vediamo ai confini dell'Italia, no? Cioè la Francia è governata da un partito socialista, no? E lo sbarramento a Ventimiglia è drastico, non ne vogliono sentire più, e in più nei confronti dell'Inghilterra non si sa perché, perché l'Inghilterra ormai sta uscendo dall'Unione Europea, la Francia ha accettato di farsi carico, naturalmente con i soldi inglesi, di la costruzione di quel muro di Calais per impedire i profughi che si sono addensati intorno al traghetto di Calais di cercare di varcare la Manica. Perché questo? Innanzitutto bisogna dare conto di una cosa, appunto, che oltre a spaccare in due in maniera che non coincide con gli schieramenti politici tradizionali, ma che li spacca completamente, l'atteggiamento a accogliere o respingere nei confronti dei migranti, soprattutto dei profughi, sta dissolvendo, come vi ho detto all'inizio, l'Unione Europea. No, è difficile pensare a un futuro dell'Unione Europea quando ai confini Italia e Francia, Italia e Svizzera che non fa parte dell'Unione Europea, Italia e Austria, Germania,
Austria-Ungheria, Francia-Inghilterra, sono stati costruiti dei muri giganteschi che dividono tra di loro gli stati membri, per non parlare dei muri delle barriere che sono state invece costruite ai confini dell'Europa, per esempio in Ungheria nei confronti della Serbia, in Bulgaria nei confronti della Turchia, e addirittura con i soldi che in base all'accordo che è stato stipulato tra la Commissione Europea ed Erdogan su iniziativa della Merkel fra Unione Europea e Turchia, con i soldi, 3 miliardi che l'Europa si è impegnata a trasferire al governo turco, è stata costruita una barriera di 250 km, un muro fra la Turchia e la Siria per impedire proprio ai siriani di continuare a transitare verso la Turchia. Questa politica delle barriere, evidentemente, che si accompagna con un contenuto politico ben più importante, insomma, no? Ce lo insegna Trump, America First, ma ormai tutte quante le forze di destra stanno dicendo Germania first, Francia first, Inghilterra first, poi anche riuscita a tradurre in pratica, eccetera. Cioè questa politica di ripresa del nazionalismo è evidentemente è incompatibile, no, con una marcia verso la Costituzione, la costruzione di unità europea. Cioè domenica e sabato scorso tutti quanti i partiti europei hanno sottoscritto un documento che non contiene, non significa assolutamente niente, ma in realtà è semplicemente una foglia di fico che è stata stesa senza affrontare i problemi che attualmente stanno dividendo uno dall'altro i paesi europei. Allora ci si chiede perché questo sta succedendo. Beh, innanzitutto bisogna dire, cioè, se populismo vuol dire demagogia, no, che le forze di destra realizzano esattamente la quintessenza del populismo o della demagogia. Cioè presentano delle risposte immediate ai problemi dei propri senza affrontare minimamente le conseguenze che questo può comportare. Quali sono le misure immediate? Sono i muri, sono le barriere, sono i blocchi navali, poi sono gli accordi con i paesi da cui provengono o lungo cui transitano i profughi, perché vengono trattenuti lì, ma non ci si chiede assolutamente che cosa può comportare questo sul lungo periodo. Nell'immediato può anche avere l'effetto di ridurre, secondo me non molto, l'afflusso dei profughi. Per esempio l'accordo con la Turchia ha indubbiamente ridotto i flussi attraverso la cosiddetta rotta balcanica, parte della quale si è spostata invece e in Libia, che attualmente rappresenta una delle fonti che alimentano la rotta, la cosiddetta rotta mediterranea, quella di attraversamento del Mediterraneo. Ma respingere queste persone che stanno fuggendo da delle guerre, e guerre fatte, condotte da bande armate, perché l'ISIS non è uno Stato, è una banda armata, Al-Qaeda, che è un'altra forza presente in Libia, non è uno Stato, è una banda armata, poi ce ne sono altre 25 che operano in Siria e in Iraq con questa stessa base. Ma in Libia, no, ci sono apparentemente 3 governi, in realtà ci sono una decina di bande armate, alcune delle quali si riconoscono nel governo ufficiale che hanno riconosciuto anche le Nazioni Unite, ma che in realtà non è un governo, non controlla il territorio, e il presidente Sarraj, questo governo qua, vive su una nave ancorata nel porto di Tripoli perché non ha la possibilità di scendere a terra e di frequentarsi, no, con delle scorte gigantesche il territorio che dovrebbe governare. Allora, respingere i profughi verso i paesi di origine o di transito vuol dire ributtarli tra le mani delle forze, governi o bande armate da cui stavano cercando di fuggire. E che cosa devono fare queste persone una volta che sono ributtate là? O vengono violate, violentate, sfruttate, schiavizzate in tutte le maniere, ormai ci sono reportage su quello che succede ai profughi che stanno in Libia, che sono raccapriccianti, e perché spiegano molto bene come mai, no, tutti i giorni questi continuino ad affrontare il mare, l'attraversato in mare,
sapendo quanto rischiano la propria vita, perché l'anno scorso ne sono affogati ufficialmente 5.000 e probabilmente molti di più, e già all'inizio di quest'anno, 2 mesi e mezzo, ne sono morti più di 500 ufficiali registrati, eccetera, poi ci sono tutti quelli di cui non si sa assolutamente niente, ma devono comunque affrontare il rischio di attraversare il mare, perché là vengono trattati ancora peggio. E gli accordi per portarli in quei paesi, in realtà dove non c'è nessuna garanzia di un trattamento, non dico umanitario, ma anche soltanto della sopravvivenza, è una cosa di cui le politiche europee, in particolare quella italiana, si devono rendere responsabili. E parlo dell'Italia non perché sia più cattiva degli altri paesi, anzi sicuramente quello è molto meno. Cioè il governo italiano all'epoca di Letta ha varato il progetto Mare Nostrum, che è durato un anno, che era sia generoso, cioè ricerca per salvare i propri ricerca, no? Quindi naviche della Marina italiana che andavano alla ricerca di imbarcazioni in pericolo per salvarne l'equipaggio. E questo è successo dopo che per 2 volte ci sono stati dei naufragi che hanno portato a fondo, prima volta 300, la seconda volta 700 persone in un colpo solo. Ma questa politica è finita. Adesso la politica ufficiale nei confronti della cosiddetta difesa dei confini è affidata a un'agenzia europea che si chiama Frontex, che non fa più search and rescue, no, che ha il compito di respingere le imbarcazioni che cercano di attraversare il Mediterraneo e in particolare di collaborare con la Guardia Costiera Libica, che è una struttura che non esiste, a cui l'Italia sta consegnando però un certo numero di battelli per operare meglio, e che in realtà è composta da alcune delle bande armate che si dividono il potere in Libia, dove una volta che vengono riportati in Libia questi profughi sono soggetti a dei trattamenti. Quindi, a parte la crudeltà e l'inumanità di questa politica, è una politica micidiale, perché che cosa vuol dire respingere nei paesi da cui stavano fuggendo le persone che non vogliamo più accogliere di noi? Vuol dire rigettarli fra le braccia delle persone, delle forze armate che stanno fuggendo, farne delle orecchie di queste forze. Non hanno altra possibilità di sopravvivenza se non cedendo alle potenzialità, alle volontà di reclutamento di queste forze. Il che vuol dire che se già oggi l'Europa è circondata dalle guerre, perché l'Europa è circondata dalle guerre, dall'Ucraina alla Siria, all'Iraq, alla Palestina, alla Libia e poi a tutta la fascia del Sahel di cui parleremo in seguito, eccetera, non ci sono che guerre, che situazioni di conflitti. Rimandare i profughi nei posti da cui sono fuggiti vuol dire rimetterli in mano comunque, anche se non un vero e proprio reclutamento militare che già c'è, no? E si alimenta molto queste forze, vuol dire comunque alimentare situazioni di aperto conflitto. Questo, quelli che dicono respingiamo eccetera, non lo dicono, non ne parlano. Che cosa succederà dopo, una volta che li abbiamo respinti? A queste persone, che sono anch'esse degli esseri umani comunque, che avrebbero diritto alla tutela dei loro diritti, ma soprattutto alla situazione geopolitica, visto che qui siamo una situazione in cui si parla di, un contesto in cui si parla di geopolitica, soprattutto la situazione, è una politica di pacificazione di questa regione, respingere quelli che cercano di fuggire nel loro paese di origine, oppure non sarebbe molto meglio accoglierli, organizzarli e fare in modo che si costituisca all'interno dell'Europa una forza, un punto di riferimento per avere voce in capitolo? No, sulle trattative internazionali che dovrebbero decidere la sorte di questi paesi. Per esempio, per quello che riguarda la Siria, ci sono già degli embrioni di questa cosa qua, cioè una parte dei profughi siriani sono organizzati in reti, soprattutto in Italia, poco all'estero, nonostante che la maggior parte siano in Germania, eccetera, che hanno recentemente anche preparato un documento dicendo secondo noi, no? La pace in Siria si deve fare a queste condizioni, perché noi vogliamo ritornare in Siria, non vogliamo rimanere in Europa, e soprattutto noi vogliamo essere ammessi come profughi e come cittadini siriani al tavolo delle trattative, e non permettere che siano la Russia, gli Stati Uniti, la Turchia,
l'Iraq, l'Egitto, eccetera, a decidere sulla nostra pelle qual è l'assetto futuro del paese. Se questo è l'atteggiamento irresponsabile delle forze favorevoli al respingimento, che attraversano trasversalmente tutti i partiti e purtroppo soprattutto la sinistra, bisogna dire che chi è favorevole all'accoglienza in genere spiega molto di più le ragioni di questo fenomeno, cioè che ci sono le guerre, no? Che queste guerre sono state provocate, condotte, scatenate molto spesso da potenze occidentali, cioè soprattutto gli Stati Uniti, ma anche con l'apporto, il sostegno e la partecipazione diretta di alcuni stati dell'Unione Europea, o comunque con una posizione di assoluta silenzio, di passività, eccetera, per cui nessuna iniziativa viene fatta nei confronti di questi paesi per cercare di portare a pace. Tipica il comportamento italiano, ma anche la Commissione Europea, che cosa dice sulla Siria? No, quale voce il capitolo ha sulla Siria? Eppure ci sono più di 1,5 milioni di profughi siriani in Europa, no? Eccetera, che avrebbero molto da dire in proposito. Ma al di là della denuncia, no, della situazione, delle ragioni per cui ci sono tutti questi profughi, e poi vedremo che le ragioni sono anche di carattere più generale, no, quello che fanno le forze favorevoli all'accoglienza, che sono molte, no, hanno poca voce, non compaiono nei telegiornali, ma le esperienze di mobilitazione del volontariato, delle chiese culturali, anche la Chiesa Cattolica, in gran parte la Chiesa Evangelica e la Chiesa Valdese, ma una parte della Chiesa Cattolica è sicuramente, perlomeno nelle sue pronunciamenti, nelle sue esternazioni, Papa Francesco, ma non tutti i cattolici di sicuro, e non tutte le parrocchie di sicuro, eccetera, sono impegnate direttamente sul fronte dell'accoglienza. Accoglienza, cioè perché in Italia l'accoglienza c'è, e quella buona viene fatta da organizzazioni di volontariato prevalentemente, a volte con l'appoggio dei comuni, tutta la rete dei cosiddetti SPRAR, cioè sono quelli che effettuano l'accoglienza di concerto con i comuni di riferimento, no? E forniscono ai profughi che accolgono, oltre che i pasti, il tetto, eccetera, anche un'istruzione, una formazione professionale, un tentativo di inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto una rete di relazioni, perché tenete presente che queste persone arrivano, non conoscono nessuno, non conoscono la lingua, non hanno spesso documenti, hanno scarsa dimestichezza con la vita urbana e cose di questo genere. La maggior parte di questi, cioè in Italia l'anno scorso è un numero di profughi aumentato di 100.000 unità, circa 23.000 sono ospitati negli SPRAR, cioè queste organizzazioni a base comunale, no, che fanno un'accoglienza di tipo, diciamo, completa, il più possibile. Gli altri sono ospitati nei cosiddetti CAS o nei CARA, no, che sono invece dei casermoni, dei capannoni, dei tendoni, in cui vengono accumulate queste persone senza nessun tipo di assistenza, di vigilanza, cura sanitaria, di istruzione, di tentativo di costruire delle reti di relazioni, ma quel che peggio, no, hanno la proibizione di cercare lavoro e vengono esibiti al resto della popolazione che sta intorno a queste sedi di raccolta dei profughi come dei nulla facenti di cui si sa, no, che percepirebbero 35 euro al giorno per ciascuno. In realtà loro non percepiscono un bel niente, se sono gentili gli danno la grande poche, che sarebbe 2 euro al giorno, ma in genere non glielo danno nemmeno. E si sono formate delle speculazioni gigantesche sui profughi, come credo che tutti di voi sappiate, per esempio mafia militare, ma non era solo quello di questo genere. Ma dico, intanto il problema dell'accoglienza in Italia è centrale, perché io vengo da Milano, che è un cosiddetto hub dello smistamento di profughi. Che cosa vuol dire? Vabbè, fino all'anno scorso, 2 anni fa, arrivavano soprattutto siriani,
stavano una settimana o due a Milano, venivano rifocillati, rivestiti, eccetera, dal volontariato, dall'iniziativa del comune, eccetera, e poi addirittura era la polizia che li accompagnava alla frontiera, perché queste persone non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare in Germania, in Austria, in Svezia, eccetera, dove innanzitutto hanno probabilmente dei parenti e delle conoscenze, eccetera, e poi anche maggiori possibilità di trovare un lavoro, una collocazione. Da quest'anno, come sapete, le frontiere, l'anno scorso, le frontiere sono chiuse, a Ventimiglia, a Como, a Brennero, a Chiasso, eccetera, per cui queste persone che arrivano in Italia, perché l'unico punto di sbarco da quando si è chiusa la rotta balcanica, cioè quella che passava attraverso la Turchia, non restano in Italia. E quindi l'anno scorso se ne sono aggiunti 100.000, quest'anno se ne aggiungeranno altri 100-150.000. No, allora, hai voglia di accogliere, che secondo me è una cosa sacrosanta e inderogabile, eccetera, però bisogna anche pensare a cosa succede dopo, perché non si può continuare a accumulare degli esseri umani dentro dei magazzini dove vengono trattati malissimo e dove soprattutto contribuiscono a creare quelle reazioni della popolazione che sono sicuramente deprecabili, ma in parte anche non giustificabili ma comprensibili, cioè gente che lavora tutto il giorno per sbarcare in un'area, eccetera, vedersi di fronte dei giovani robusti e nel pieno del loro vigore, costretti a fare niente dal mattino alla sera perché gli è proibito fare qualsiasi cosa, indubbiamente è un elemento che crea tensioni molto forti. Ma il problema che vi stavo ponendo è un altro, cioè appunto al di là dell'accoglienza che va organizzata meglio, e i modelli ci sono, le esperienze ci sono, e il costo è uguale, perché gli SPRAR, cioè quelle sedi dove i comuni con il volontariato e con le cooperative, quelle sane, quasi tutte, non tutte, organizzano un'accoglienza completa, costano esattamente quanto costano i CAS, cioè 35 euro al giorno per... E in più loro ce li hanno e se ne curano, eccetera. In molti di questi CAS, invece poi si è scoperto che molti degli ospiti presunti se ne sono andati, hanno tagliato la corda, eccetera, ma loro continuano a percepire, ecco, perché non hanno bisogno di fare rendicontazioni. I CAS sono organizzati dal prefetto, il quale non si mette d'accordo con i comuni, no? Cerca degli spazi vuoti, no? E poi lancia dei bandi, dicendo se volete ospitare 100, chi è in grado di ospitare 100 profughi, si faccia avanti, e anche senza gara viene immediatamente conosciuto e non ha bisogno nemmeno di presentare il rendiconto delle spese che ha effettuato, riceve questo magari con qualche ritardo perché i pagamenti sono sempre in ritardo, ma riceve questo appannaggio, eccetera. Quindi è diventato un business. Però insomma non si può continuare a accumulare gente in queste condizioni, anche perché cosa succede? Tutti questi accumulati nei CAS eccetera sono persone richiedenti asilo. Che cosa vuol dire? Che c'è una convenzione internazionale che si chiama Convenzione di Ginevra, che diceva all'inizio, era stata soprattutto fatta nel 1951 per accogliere e proteggere i profughi che venivano dai paesi dell'est, cioè dai paesi del blocco sovietico, ed erano individuati, e dicevano hanno diritto alla protezione internazionale, cioè ad essere accolti e protetti tutti coloro che sono costretti a fuggire dal loro paese per ragioni politiche, religiose, sessuali, etniche o per appartenere a dei gruppi particolarmente divisi dal potere. Nel 1961, cioè 10 anni dopo, hanno detto quelli che hanno diritto a una protezione internazionale, quelli che sono esposti a ogni tipo di violenza. Qual è ogni tipo di violenza? La guerra. E quindi oggi la Convenzione di Ginevra protegge, cioè garantisce l'asilo, la protezione internazionale, cioè l'accoglienza, a tutte le persone che provengono da stati in guerra o da stati cosiddetti insicuri, mentre non hanno diritto alla protezione internazionale tutti coloro che provengono da stati che non sono considerati in guerra, anche se magari sono in preda dei conflitti etnici anche armati, e che vengono classificati come migranti economici, cioè che verrebbero in Italia per migliorare in Italia, in Europa, passando per l'Italia, per migliorare, si dice, la loro condizione economica. In realtà è gente che per lo più campa dalla fame, dalla miseria,
dall'inedio, anche dalle guerre, come vedremo. Allora, che cosa succede? Che da quando ci sono più prima, cioè poi c'è in Europa un accordo che si chiama Convenzione di Dublino, per cui si stabilisce che coloro che chiedono protezione internazionale in base alla Convenzione di Ginevra non devono rimanere nel paese in cui sono arrivati. Cioè una volta era l'Ungheria, per quelli che provenivano dalla rotta balcanica, la Grecia e l'Italia, per quelli che provenivano dal Mediterraneo. Oggi soltanto più l'Italia. Quindi tutti quelli che arrivano e che chiedono protezione internazionale devono rimanere in Italia. Che cosa succedeva? Fino all'anno scorso, quando ancora erano aperte le frontiere dell'Italia, cioè Ventimiglia, il Brennero e Como, nessuno voleva farsi prendere le impronte digitali, perché se gli venivano prese le impronte digitali voleva dire che era sbarcato in Italia, e anche se riusciva a varcare i confini e arrivare in Germania, appena lo beccavano dicevano no, cioè uno schedario internazionale dice tu sei arrivato in Italia, devi tornare in Italia, e ce ne hanno restituiti un bel po' da questo punto di vista, eccetera. Adesso non si può più varcare i confini, le persone che sbarcano in Italia cercano ovviamente di non essere respinte indietro, eccetera, e quindi tutti chiedono la protezione internazionale. Tutte le persone che sono ospitate nei CAS e nei CARA, ma anche negli stracci, anche nelle cose gestite dai comuni, sono richiedenti asilo. No, e naturalmente ci sono delle commissioni territoriali che giudicano della validità o meno delle loro richieste, che per stimolo del Ministero degli Interni, prima di Minniti, quando c'era il FAM, ma soprattutto da quando c'è Minniti, respingono la maggior parte delle richieste dicendo che queste persone non provengono da stati in guerra, perché provengono, adesso ne parleremo, prevalentemente oggi sono tutti neri, no? Le persone di colore provengono dagli stati del Sahel, dell'Africa subsahariana, e quindi sono migranti economici e devono essere rimpatriati. Ma li rimpatriano neanche per sogno, perché rimpatriare richiede due cose. Primo, costa carissimo. No? Se per un profugo arrivare in Europa costa 5-10.000 dollari, cioè dei prezzi altissimi, per lo Stato italiano rimpatriare, è stato anche con i fondi europei, rimpatriare una persona costa come minimo 4.000 euro a persona. E quindi non ci sono i soldi per rimpatriare tutte queste persone. Ma la seconda condizione è sapere dove rimpatriarlo. Spesso non si sa, e questi non lo dicono, da che Stato provengono, bisogna con l'aiuto degli interpreti capire, eccetera. E poi bisognerebbe fare degli accordi di rimpatrio con gli Stati devono dover tornare. Molto spesso questi Stati non esistono, no? Perché sono sotto scacco, sotto assedio da parte di milizie e di conflitti interni, eccetera. E quindi non vengono rimpatriati, se ne rimpatriano 10-20 ogni mese, così come per dare l'esempio. Ma la maggior parte, quando ricevono il diniego da parte della commissione territoriale, che dicono tu non sei un profugo di guerra, tu sei un migrante economico, quindi non hai diritto alla protezione internazionale, non hai diritto di stare qua, che cosa fanno? Non ci credete, ma è così. Gli viene fornito un foglio di via, cioè un pezzo di carta dove c'è scritto che entro 7 giorni devono ripartire in aereo dall'aeroporto di Fiumicino e ritornare nel paese da cui sono venuti. Queste persone per lo più non parlano italiano, non hanno documenti, non hanno soldi, non hanno, niente vengono dati, non hanno parenti o relazioni in Italia, perché magari speravano di andare in Germania, eccetera, e soprattutto spesso non sanno nemmeno dove sono, perché quando sbarcano poi vengono imbarcati su dei pullman e portati qua e là in posti isolati nella campagna, eccetera, per farli vedere il meno possibile alla popolazione circostante, eccetera. E quindi dove vanno? Nel sud, ma sempre di più anche nel nord, vanno a lavorare in agricoltura e in edilizia come manodopera clandestina. Finché ci sarà poco, perché quest'anno abbiamo assorbiti 100.000, e guardate che l'agricoltura italiana ormai si regge solo più esclusivamente sulla manodopera clandestina, irregolare, eccetera. Ma quest'anno ne arriveranno altri 100-150.000, eccetera. No? Poi c'è l'edilizia, poi ci sono i ristoranti, le cucine, eccetera,
Poi c'è la criminalità organizzata, che ovviamente ha bisogno di spacciatori, di agenti, di cose, eccetera. Poi c'è la gente che va a vivere sotto i ponti o negli stabilimenti abbandonati, e sono sempre di più. Se sono donne, giovani, eccetera, no, all'uscita dal CAS trovo immediatamente i reclutatori che li mettono sulla strada. E infatti si registra anche un grossissimo aumento della prostituzione. Allora, il problema fondamentale, no, è sì l'accoglienza che va organizzata e su cui va condotta una battaglia frontale con l'Unione Europea, per dire guardate che questo non è un problema che riguarda l'Italia, è un problema che riguarda tutta l'Europa, perché queste persone vengono in Europa, non vengono in Italia, eccetera, semplicemente passano, vorrebbero solo passare per l'Italia, eccetera. No? E quindi le spese, gli oneri, eccetera, vanno condivisi. Voi sapete che non è così, no? Perché anche la Commissione Europea ha stabilito delle quote di rilocalizzazione dei profughi, 160.000 tra Grecia e Italia, che sono già un numero assolutamente insufficiente rispetto alle persone che arrivano, eccetera, ma poi di fatto di questo non si è fatto niente. No? L'Unione Europea, che è molto rigida, la Commissione Europea è molto rigida quando si tratta di chiedere dello 0,2% in meno di deficit per il bilancio italiano, eccetera, poi quando si tratta di localizzare i profughi e di chiedere, esigere dai vari stati italiani che ciascuno si faccia carico della propria quota di profughi, anche se questa è insufficiente a coprire tutto il fabbisogno, eccetera, poi non insiste. A tutt'oggi i profughi sono stati rilocalizzati in base a questa direttiva dell'Unione Europea, sono circa 4.000-4.500 in tutto. No, ma il problema ovviamente non si risolve con la rilocalizzazione, bisogna elaborare delle politiche che dicono, creano un posto per queste persone sul lungo periodo, non per sempre, perché queste persone vogliono tutte o quasi tutte ritornare a casa loro. Sui siriani non ci sono dubbi, lo dicono tutti, eccetera. Gli africani non è così drastica la cosa, perché l'idea di tornare a casa loro per molti, cioè, i siriani prima avevano un paese florido, insomma, cioè certo non immerso nello sviluppo come lo sono i paesi europei, ma sicuramente a un grado di sviluppo economico molto consistente. Quando parliamo di persone provenienti dai paesi africani, la situazione è molto più difficile, quindi non è detto che tutti vogliano tornare. Sicuramente molti di loro vorrebbero ritornare se solo se ne presentassero le condizioni, sia dal punto di vista della guerra, cioè che non ci sia più guerra. Ricordate che la maggior parte di queste guerre sono direttamente impegnate le potenze europee e gli Stati Uniti, sia dal punto di vista della situazione economica, perché come vi dirò, che sarà l'ultima cosa su cui mi voglio soffermare, in molti di questi paesi le condizioni di vita sono diventate insostenibili. E allora la debolezza degli schieramenti che si pronunciano per l'accoglienza, no, è il fatto che non hanno una strategia, non hanno un progetto, no, per poi dare un posto, anche se temporaneo, ma sicuramente per un consistente numero di anni, a queste persone, e soprattutto non hanno un progetto e non hanno una politica per cercare di far sì, no, che in questi paesi, no, ritorni la pace, cioè si pongono un fine ai conflitti e si ricrea una situazione di vivibilità. Teniamo conto che l'Italia, per esempio, sta continuando a vendere armi, bombe all'Arabia Saudita, no, che sta bombardando e creando migliaia e migliaia di morti in Yemen, una guerra mai dichiarata e completamente illegale, su cui nessuno obiette, eccetera, e che dallo Yemen, passando attraverso, sbarcando il Mar Rosso, arrivando in Somalia, dalla Somalia, facendo tutta la tratta del Sudan, dell'Egitto, della Libia, eccetera, e una parte dei profughi che arrivano vengono esattamente di lì, ma lo stesso succede nel Mali, insomma, no? Dove è intervenuta la Francia,
in Nigeria, nel Niger, dove si stanno combattendo anche delle potenze europee per spartirsi. E poi pensiamo alla Libia, no? Perché l'Unione Europea si rompe anche sul problema, diciamo, dei profughi, e non è quello dei profughi, ma insomma delle politiche nei confronti dei paesi dove provengono i profughi. È perché lei aveva dei grossi interessi, e ha ancora dei grossi interessi nel petrolio libico, e quindi si è alleata con il governo ufficiale sostenuto dalle Nazioni Unite di Sarraj, ma la Francia aveva altrettanti interessi in Libia e intenzione di sostenerli, e per questo si è alleata con il generale Haftar, che controlla il governo che sta a Bengasi. E in questa maniera qua, cioè, è molto difficile che si arrivi alla costruzione di un governo unitario e alla pacificazione della Libia, indipendentemente da tutti i problemi di carattere militare che questo comporta, perché dietro ci sono degli interessi che premono per mantenere viva questa alternativa. Pensate all'Egitto, insomma, noi abbiamo dei problemi con l'Egitto perché hanno torturato e ammazzato Giulio Regeni, eccetera, per cui avremmo dovuto interrompere o comunque sospendere le relazioni democratiche, eccetera, proprio nel momento in cui l'ENI aveva scoperto il più grande giacimento di gas nelle acque territoriali dell'Egitto. No, la Francia ha interesse, la TOTA ha interesse a mettere le mani su questo giacimento, e quindi è molto interessata a che si rovinino i rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Egitto per poterli riallacciare. Tra l'altro sta armando l'Egitto, che sostiene il generale Haftar a Tobruk, e la diplomazia italiana è dilaniata fra tentativo di chiedere giustizia per Regeni al governo egiziano e difendere contemporaneamente gli interessi dell'ENI a salvaguardia del deposito di gas che aveva scoperto. Quindi, diciamo, i problemi sono tutti complessi in questa maniera qua, e quindi la responsabilità per la situazione gravissima che c'è in questi paesi è molto grossa. Ma l'ultima cosa, appunto, che voglio trattare è che, se noi guardiamo i paesi da cui oggi proviene la maggioranza dei profughi che attraversano il Mediterraneo, che certo seguono la rotta mediterranea, sono tutti i paesi centroafricani, no, della fascia del Sahel, dalla Somalia, no, alla Nigeria, cioè tutta quella fascia intermedia. Come mai? Perché se noi guardiamo una cartina geografica, o quattro cartine geografiche che sovrappongono, la crisi ambientale dovuta ai cambiamenti climatici, che in Africa e soprattutto in questa fascia di territorio sono molto più avanti di quanto ci raccontano, di quanto noi possiamo immaginare, cioè ci sono processi di desertificazione radicali in questi paesi, per cui non arriva più una goccia d'acqua. Pensate che il lago Chad, no, è diminuita, la superficie del lago Chad è diminuita del 90% nel corso degli ultimi 15 anni. Oggi è una pozzanghera, tutto il resto è naturalmente una spianata di terra non coltivabile perché è prosciugata, eccetera. No, ma questi paesi sono soggetti a una desertificazione rapidissima, e quando piove arriva il diluvio, no? E quindi alluvioni, eccetera, che non permettono di recuperare quell'acqua, ma che provocano disastri molto grossi. Allora, tutta questa fascia dell'Africa centrale è interessata dai processi di degrado economico, oltre ad essere interessata da processi di devastazione. No? Pensiamo al Niger, cioè che è una delle principali fonti di uranio, e quindi di combustibile per i reattori nucleari, perché per le bombe atomiche, eccetera, dove la Cina e la Francia si stanno disputando il controllo di queste risorse attraverso l'appoggio a fazioni differenti dello Stato. Perché la Francia, come sapete, ha tutto il sistema energetico e si regge sicuramente sull'energia nucleare, eccetera. Pensiamo al Mali, no? Dove la Francia appoggia direttamente il governo contro delle truppe, probabilmente irregolari, eccetera, che lo stanno minando. No? Ma pensiamo per esempio ai disastri che stiamo facendo noi, cioè intendo come governo italiano, in Etiopia, dove la ditta Salini
senza gara e con una provvigione di 400 milioni dati dai fondi della cooperazione allo sviluppo del governo italiano, sta costruendo una serie di dighe che stanno sottraendo l'acqua a una popolazione di 500.000 abitanti di Omo, più prosciugando il lago Turkana, dove altri 500.000 abitanti vivevano di pesca e di attività legate al lago, e che quando sarà completato questo sistema di dighe sarà completamente prosciugato. Pensiamo all'embrevio, cioè alle attività, agli acquisti di centinaia di ettari, migliaia di ettari di chilometri quadrati che stanno facendo le principali potenze mondiali, cioè le loro imprese ovviamente, eccetera, cacciando la popolazione per sostituirle con delle coltivazioni intensive, molto spesso esclusivamente finalizzate alla produzione di agrocombustibili, cioè almeno altri alimenti umani, eccetera. Allora, oltre alla crisi ambientale dovuta ai cambiamenti climatici, in questi paesi ci sono delle crisi molto forti dovute direttamente all'intervento dell'uomo e direttamente all'intervento di potenze, di stati, di imprese europee o americane, ma sempre di più anche cinesi, no? Che tra l'altro sono molto meno, ancora meno scrupolosi di quanto possa essere una multinazionale italiana. Pensate alla Nigeria, perché se ne è parlato, no? della stazione del delta del Niger, che lei insieme alla Shell ha provocato attraverso la coltivazione di pozzi petroliferi senza nessuna cura contro i riversamenti di petrolio che hanno inquinato una delle zone più fertili e abitate del mondo. Se noi guardiamo la carta geografica che ci dice dove ci sono i maggiori conflitti, non guerre ufficialmente dichiarate, oggi nel mondo, è la stessa fascia della centrale africana. Se noi guardiamo da dove provengono i maggiori flussi migratori oggi che raggiungono l'Europa, è la stessa fascia. Allora è assolutamente evidente questa affermazione che io vi faccio, cioè il flusso dei profughi che investe in questo periodo e che continuerà a farlo per molti anni a venire, l'Europa è provocata contestualmente da un degrado ambientale e da situazioni di conflitto, che sono quasi indistinguibili, perché dove ci sono c'è degrado ambientale, vengono meno le risorse su cui campano molte popolazioni che vivono di un'economia di sussistenza. E quindi che cosa succede? Che per accaparrarsi le residue risorse, una frazione, in genere etnica oppure religiosa, e qui è il tema di cui ci stiamo occupando, oppure semplicemente organizzata in gruppo armato, per accaparrarsi queste risorse e respingere il resto della popolazione fuori dai confini e le costringe a migrare. E guardate che queste migrazioni avvengono in maniera selettiva, cioè non fuggono tutti quanti insieme, in genere escono dal paese prima le persone più giovani, più istruite, più intraprendenti, spesso anche più benestanti, perché questi viaggi costano carissimi e devono essere sostenuti dalle risorse della famiglia oppure dalle risorse di parenti o di amici che stanno già in Europa, che li alimentano. Poi spesso durante il viaggio vengono sequestrati e ricattati e telefonano alle loro famiglie dicendo se non date immediatamente 10, 5, 10 mila dollari, eccetera, il vostro figlio non lo avete più, eccetera, quindi si tratta di rimattare altri soldi e cose di questo genere, ma in genere non è tutta la popolazione che si sposta, no? Si spostano quelli che se lo possono permettere perché hanno il sostegno, la capacità di farlo. E molto spesso la prima tappa non è l'Europa, no? La prima tappa è la città più vicina oppure la città capitale, e lì si formano queste grosse aggregazioni di capanne, insomma, di slums, eccetera. Pensate a Lagos, che ha 20 milioni di abitanti, ma sono tutte persone della campagna, quindi della campagna perché non riescono più a starci, o per mancanza di risorse, o per la guerra di Boko Haram, insomma, che rappresenta una minaccia molto. Poi loro decidono di arrivare in Europa, intraprendono questo viaggio che è pericolosissimo. Tenete conto che non si hanno numeri, anche i numeri degli annegati, dei morti nel Mediterraneo sono delle stime.
non sono delle stime, sono dei dati certi, ma di quelli di cui si è certi che hanno fatto la frase, che non sono più stati recuperati. Poi ci sono tutti quelli di cui non si sa assolutamente niente, che quelli che sono morti durante, che muoiono durante la traversata del deserto o per le violenze che subiscono nel corso di questa traversata, sono molti di più. E quindi quando decidono di intraprendere un viaggio verso l'Europa, queste persone non è che sono degli sprovveduti, no? Hanno i telefonini, ormai internet, eccetera, sanno benissimo che cosa succede, e cosa succede nel Mediterraneo, che accoglienza verranno, riceveranno, ma se intraprendono questo viaggio, che comunque sono costretti a farlo perché la loro condizione è anche peggiore. Questo rende molto difficile distinguere i profughi ambientali. Questo atti parla soprattutto di profughi ambientali, cioè è una nuova categoria che ovviamente non viene riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra, quindi non hanno diritto alla protezione, ma rende molto difficile distinguere i profughi ambientali dai profughi di guerra. Perché? Prima, perché dove c'è crisi ambientale in genere si sviluppano anche dei conflitti. Secondo, perché non è che uno scappa da una situazione dove non è più possibile vivere perché c'è la desertificazione completa e raggiunge immediatamente l'Europa. Prima segue varie tappe, cioè la città più importante, poi la capitale, poi la Libia, poi magari ci resta lì un anno perché non riesce a muoversi, deve raccogliere degli altri soldi, eccetera, poi scende la traversata. E quindi connettere direttamente lo stato della crisi ambientale che c'è nel suo paese di origine, nel suo territorio di origine, nella zona, nella regione da cui proviene, con la crisi ambientale è molto difficile, perché in realtà il percorso che ha fatto è molto più lungo. Però all'origine di questo flusso di profughi bisogna tenere presente che non c'è solo la guerra, ma che la guerra è molto spesso provocata da crisi ambientale. Allora, l'esempio maggiore che noi abbiamo di questo è esattamente la Siria. No, nella Siria dal 2006 al 2011 c'è stata una siccità totale, cioè mancanza di piogge, non solo, ma siccome la Turchia sta costruendo in terreno, in regione curda, ma appartenente alla Turchia, una serie di dighe, il Tigre sull'Eufrate, che sono le uniche fonti idriche di cui si alimentava la Siria, che ne hanno diminuito grandemente la portata, ci sono stati 6 anni di siccità pressoché totale, che evidentemente un prodotto anche questo di cambiamenti climatici in corso, che hanno portato più di 1,5 milioni di contadini dalle campagne nelle città. Il regime di Assad è stato in grado di far fronte a questo flusso di persone, ci sono state anche delle manifestazioni e poi delle rivolte. Quella della Siria è stata l'ultima delle primavere arabe, no? Dopo quella della Tunisia, quella dell'Egitto, quella della Libia, quella degli Emirati Arabi, eccetera, quello dello Yemen. E lì, accanto alla repressione, di fronte a contrastare la repressione di Assad, no? Si sono mobilitati dei gruppi armati che erano quelli di Al-Qaeda e poi dello Stato Islamico, e poi su questo si sono inserite le potenze occidentali e orientali, cioè la Turchia che ha alimentato, gli Stati Uniti che hanno alimentato lo Stato Islamico, la Russia che ha difeso e sopportato il governo siriano, ma insomma 6 anni di guerra in Siria hanno la loro origine 6 anni di cambiamenti climatici e di siccità. Anche in quel caso, no, all'origine della situazione ci sono delle situazioni difficilmente reversibili, perlomeno nell'immediato. Allora, la prima affermazione è questa: all'origine del flusso dei profughi ci sono soprattutto crisi ambientali che si trasformano poi in conflitti. E queste crisi ambientali sono in gran parte, certamente non in maniera esclusiva, provocate da cambiamenti climatici in corso. La seconda parte della mia, di quello che volevo raccontarti è che l'unica maniera per affrontare
una prospettiva di lungo periodo, il problema dell'accoglienza e dell'inclusione dei migranti, della loro trasformazione in protagonisti, innanzitutto della vita in Europa, della vita politica e sociale in Europa, e poi della ricostruzione del loro paese in termini di pacificazione innanzitutto, ma poi anche di risanamento del territorio, perché i cambiamenti climatici sono irreversibili, quelli che si sono verificati fino adesso. Ci vorranno centinaia di anni, anche se ci fermiamo domani con l'emissione di gas di serra, che non succederà, eccetera, perché il clima ritorni ad essere quello che era prima. Però anche in situazioni di estrema carenza, no, di risorse idriche o di condizioni climatiche favorevoli, è possibile un risanamento dei territori, in particolare agricoli, da cui provengono queste persone, a condizione, no, che abbiano le risorse per farlo e soprattutto che la cosa sia affidata all'iniziativa di tante piccole aziende, di tanti milioni di contadini che vivono su quelle terre e non a progetti megagalattici pensati qua, inventati o trasferiti direttamente. Allora, l'unica maniera per inserire questa popolazione che in una maniera o nell'altra continuerà ad arrivare in Europa, perché dove vive adesso non potrà più stare, molti di loro non potranno più stare, per inserirli dentro le nostre società, dentro il nostro lavoro, ma anche per creare le condizioni perché possano far ritorno nei loro territori e affrontare in termini seri, definitivi, radicali, eccetera, il problema dei cambiamenti climatici. Cioè ci vuole una conversione ecologica del sistema economico europeo, e poi ovviamente mondiale, questo vale anche per il signor Trump negli Stati Uniti, ma adesso tutta questa chiacchierata io l'ho fatta esclusivamente parlando dell'Europa, no? Riconvertire rapidamente, no, le fonti energetiche dai fossili alle fonti rinnovabili, ma anche alla razionalizzazione e quindi all'efficienza energetica che potrebbe farci risparmiare fino al 40% del consumo energetico che noi facciamo. Ma poi legato a questo c'è la trasformazione dell'edilizia, c'è la trasformazione dell'agricoltura per ritornare a un'agricoltura biologica e di vicinato, perché l'agricoltura oggi va a petrolio, ma è anche devastante nei confronti del suolo, della sua fertilità, della sua capacità di riprodursi, eccetera. C'è da cambiare il sistema di mobilità, c'è da cambiare quella che siamo abituati a chiamare gestione dei rifiuti, che in realtà è gestione delle risorse, perché tutte le cose che noi buttiamo o che vengono buttate dalle aziende, prima di essere rifiuti, sono risorse, potrebbero essere recuperate. Sono tutte attività ad altissima intensità di lavoro, no? Che richiedono, no, la possibilità, che comportano la possibilità di creare milioni di posti di lavoro in Europa, e che richiedono ovviamente gli investimenti che oggi le politiche di austerità non contemplano assolutamente. E quindi questo spiega come mai, per me ovviamente, sto esponendo, e con questo concluso, delle tesi assolutamente personali, no? Soltanto affrontando di petto il problema dei mutamenti climatici e della necessità di una riconversione ecologica, quindi di politiche economiche completamente diverse da quelle che vengono perseguita attualmente, no? Pensate soltanto al referendum no tripla, no? Cioè Renzi è tornato da Parigi dicendo l'Italia è il paese più avanzato nel campo delle energie rinnovabili, no? Il ricorso alle energie rinnovabili è stazionabile da 3 anni e l'anno scorso anzi è diminuito, e in compenso abbiamo fatto un referendum per ridare il permesso di perforazione di ricerca di petrolio su tutto il territorio nazionale a compagnie petrolifere per mandare avanti un'economia fondata esclusivamente sul petrolio. Questa cosa qua è un suicidio, presto ce ne renderemo conto anche noi, eccetera. E comunque l'unica maniera per creare spazio a queste persone, oltre che ai milioni di disoccupati europei che già ci sono, che sono stati creati soprattutto dall'austerity, dalle politiche dell'austerity a partire dal 2008, e quello di parlare della conversione ecologica. Dico ancora due cose brevissime, no? L'Italia ha bisogno di apporto
di nuove forze che possono essere quelle dei profughi e dei migranti, per una ragione molto delicata, l'Europa, per una ragione molto semplice, che è il drammatico calo demografico. L'Europa, che ha 500 abitanti, 500 milioni di abitanti, 510, contando anche l'Inghilterra, adesso ne perde 60 in colpo solo, insomma, ma perde 3 milioni di abitanti all'anno. Questo vuol dire che nel 2050, invece di 400 milioni, saremo, invece di 500 milioni, saremo 400 milioni. Che problema c'è? Non riguarda quasi, c'è qualcuno sì, ma quasi nessuna delle persone, poche delle persone che sono qua, nel 2050. Ma le persone nel 2050 in Europa saranno tutti vecchi, la maggior parte vecchi, non ci saranno più giovani. Allora questo non solo farà mancare, come si dice spesso, lo si legge anche sui giornali, le forze di lavoro per pagare le pensioni di quelli che dovrebbero andare in pensione, eccetera. Ma sclerotizza la società, cioè una società dove ci sono tanti vecchi, pochi giovani, è molto poco creativa, è molto poco innovativa, no? E tra l'altro queste persone che vengono dall'Africa, dal Medio Oriente, dai paesi esotici, sono portatori anche di culture, di tradizioni, di sentimenti, di passioni, no? Che avrebbero un grande ruolo nel rinnovare un pochino la cultura anche nostra, no? Che si è sclerotizzata intorno al problema, no? Non del benessere purtroppo, ma dell'economia, degli spread, dei debiti, eccetera, invece di pensare, no? A ripubblicarsi. Quindi sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista culturale, no? Io penso che dal punto di vista ovviamente della conversione ecologica, no? Che lo spazio per accogliere molti milioni di persone nel corso degli anni ovviamente non solo ci sia, ma sia un'esigenza della nostra società. Grazie. Ringraziamo Guido Viale e lasciamo un po' aperto a qualche domanda qui dal pubblico. Ora ne farei subito una io. Sì. Mi interesserebbe capire se, qual è la differenza di accoglienza che c'è stata fra l'Italia e la Germania, cioè come si sono approcciati a questo grande flusso che hanno avuto in Germania rispetto a come ci stiamo comportando in Italia. Ecco. Quello che ci ha fatto lei è molto interessante, anche molto sconfortante, però la realtà bisogna capirla, conoscerla per come è. Insomma, lei ha fatto il quadro giustamente andando a cercare di capire e di trasmettere un po' le cause di fondo di quello a cui assistiamo, e insomma ci credo che sia di tutta evidenza, insomma, che i problemi sono ben più grandi della retorica di qualche demagogo e così via. E che secondo me è anche molto giusto condividere un richiamo a noi tutti, davvero, perché poi è un esercizio anche di memoria, di esercizio anche intellettuale, quello di cercare sempre di pensare e dopo cosa succede, infatti prendo una misura, la propongo, la metto in atto come Stato, ma anche come individui, e poi che cosa succede alle singole persone, alla storia, cioè questo alla storia delle persone, secondo me questo è un elemento anche di umanità che secondo me qua alla fine si perde parlando di politica, dei massimi sistemi, anche fra di noi persone comuni, quindi invece richiamo a porcelo, mi è sembrato molto utile, anche illuminante in certi versi. La cosa che volevo tornare su qualche numero, poi insomma se lei può darcene altri mi fa piacere. Uno, il primo numero che lei ha fatto e mi ha colpito, veramente impressionante, e mi domando come facciano, i 35.000 al giorno che riescono negli Stati Uniti a mandare via verso il Messico, comunque verso l'America Latina. È un numero impressionante, cioè, mi domando solo quante forze di polizia riescano a mobilitare per fare rastrellamenti di questo tipo, e anche di risorse economiche, cioè lo sottolineo, che mi sembra veramente grosso per quanto gli Stati Uniti siano la potenza che conosciamo, le forze di polizia e i militari pervasivi, insomma il budget che hanno della difesa, però insomma la guardia nazionale che hanno, ma è impressionante questa cosa, mi ha molto colpito, anche perché si faceva i conti su base annua, 10 milioni l'anno insomma di persone riescono a, perché, no,
35.000 al giorno se si mantenessero nel tuo sì, non manterranno. No, se no i cristi che sono uccidenti, una cosa. E invece una cosa che volevo sottolineare, volevo chiedere conferma a quello che hai detto, non ci può dare qualche altro dato, è sia su scala europea che su scala italiana l'estrema disparità di numeri anche in questa emergenza immigrazione degli ultimi anni. Mi spiego. Mi risulta, e lo chiedete anche conferma per quello che devo dirci, che per quanto riguarda l'Italia, degli 8.000 comuni soltanto non più di un terzo accoglie gli immigrati, e quindi con il sistema di sparo, che poi in Toscana poi sappiamo sta funzionando abbastanza, in Toscana è più alta la percentuale di comuni sul totale che accoglie gli immigrati, con piccoli numeri ciascuno, con il sistema più saggio ovviamente, e anche grazie all'associazionismo che c'è nel nostro territorio. E volevo chiedere, intanto conferma se questo è una cosa che mi sembrava aver letto, se è più o meno così, e se è vero quella cosa che mi sembra questa anche significativa politicamente e anche per noi socialmente, che la maggior parte di questi comuni si trovano paradossalmente non nelle parti più ricche d'Italia, cioè nel nord, ma nel sud e nel centro, centro-sud, non so se questo è vero o se ho capito male. E poi su scala europea, anche di questo chiedo un po' conferma, è assurdo, ma proprio continuo quello che si legge, appunto, paesi come l'Ungheria con poche migliaia di immigrati hanno proprio 8.000, leggevo, roba del genere, e in Italia ovviamente i numeri che ci diceva lei, in altri paesi di più ovviamente la Germania, c'è cioè in Nord Europa, ma insomma su scala continentale mi sembra assurdo che appunto fossimo pure 450 milioni, prendiamo il Regno Unito, su 450 milioni che facciamo tanta fatica a assorbire un milione e mezzo, 2 milioni di persone, che è vero che sono arrivate un po' tutte insieme, però mi sembrerebbe che se ci si dividesse in maniera più razionale, non dire equa, ma razionale, forse questo è, ecco, su questo se voleva entrare un po' più in un momento, insomma, ho detto un po' di affermazioni barra domande, insomma, un po'. Altri? Sì, ecco, volevo dire questo, secondo me quello che rende difficile una politica di accoglienza, al di là delle resistenze culturali e di fenomeni che sono esecrabili come il razzismo e la xenofobia, è il problema occupazionale, cioè nell'Europa di oggi esiste una grave crisi occupazionale, per cui nonostante la crisi demografica, che in teoria dovrebbe portare a una maggiore occupazione, perché se è vero che i giovani scarseggiano, allora quei pochi che ci sono dovrebbero tutti trovare lavoro, invece abbiamo un 40% di disoccupazione giovanile. Ecco, allora, secondo me, il vero problema è questo, è il problema, la difficoltà economica di inserimento. Cioè la xenofobia, io ricordo che i primi referendum xenofobi in Svizzera li fecero negli anni 70 per impedire l'ingresso di manodopera dal sud Europa. Quei referendum fallirono perché non avevano un senso, in quanto erano dettati unicamente da ragioni culturali, ma l'industria svizzera in quel periodo aveva bisogno di manodopera e la manodopera straniera trovava occupazione. Il problema fondamentale di oggi è che manca l'occupazione anche per gli autoctoni. Allora è, credo, un problema oggettivo e non soltanto culturale quello dell'inserimento degli immigrati. Con lei accennava nell'ultima parte della sua interessante relazione alla possibilità di creare un posto di lavoro con la conversione ecologica, ma potrà essere questo sufficiente? No, mi chiedevo se sia il caso di accogliere tutte le domande, io anche ne ho una, ma forse non ci ricordiamo più che domanda abbiamo fatto. Facciamo ancora una poi. Una considerazione e una domanda. La prima considerazione è che mi pare che il problema del flusso di migranti che stiamo avendo negli ultimi 15 anni sia una questione sostanzialmente rispetto ai decenni passati nuova,
cioè fino alla metà degli anni 90 non eravamo abituati a un flusso del genere. Di fatto mi pare che l'impostazione sembra che sia ancora quella per cui tutto ciò fa parte di un momento. Sembra che più o meno siano le stesse risposte che abbiamo avuto quando sono venuti i albanesi a metà degli anni 90. Il problema dei muri, dei CIE e company sembra più, come posso dire, un'impostazione tendente a affrontare questa piccola emergenza. In questo senso forse siamo impreparati. La prima domanda: ci sono dei modelli a cui fare riferimento? Perché per quanto anche a me l'idea di tenere i muri, di fare i blocchi navali, che ci furono anche però negli anni 90, governo Prodi, la Skanderbeg che affonda, e per cui per quanto a me queste risposte non convincono, cioè quelle dei muri e dei centri di accoglienza, del trovare degli angoli all'interno dei quali trattenere queste persone e non farle muovere, non mi convinca. Quali sono i modelli a cui possiamo fare riferimento? Io stesso, per quanto non mi piacciono queste politiche, non riesco esattamente a... Quindi su questo volevo una sua considerazione, un suo consiglio. Il discorso della riconversione ecologica mi ha colpito molto. Mi domando, e mi piace, vorrei pensare fosse questa la soluzione, su questo decisamente sono impreparato, com'è che non se ne parla? Cioè c'è una ragione. Dunque, allora, comincio, il sistema tedesco. Non è che ne sappia tantissimo, comunque, come vi spiegherò dopo, la Germania è abituata a ricevere stranieri. La ricostruzione, il miracolo economico europeo degli anni 50 e 60 è stato fatto tutto da manodopera immigrata. 20 milioni di immigrati, metà erano profughi dei paesi dell'est e metà venivano dal Mediterraneo, in parte dal Maghreb, ma soprattutto dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Grecia, dalla Jugoslavia. E dove andavano? In Germania, sostanzialmente, in Danimarca, cioè poi in Belgio, eccetera. Questo ne avevano bisogno, no? Cioè lo sviluppo economico della Germania è avvenuto, no, grazie a questi apporti di 20 milioni di abitanti, di immigrati, non meno della metà sono arrivati in Germania, forse anche un pochino gli altri in Francia, in Inghilterra, poi appunto nei paesi scandinavi e in Olanda. Questo fenomeno qua, tra l'altro, è continuato. Fino al 2008 ogni anno arrivavano in Europa, il che vuol dire sostanzialmente in Francia, Inghilterra e Germania, marginalmente in Svezia, in Norvegia, eccetera, da un milione e mezzo di migranti economici, cioè di persone che venivano in Europa per lavorare e che trovavano lavoro o comunque un inserimento, magari soddisfacente, nelle famose banlieue o nei ghetti inglesi, eccetera, di Londra, eccetera, ma che sostanzialmente trovavano inserimento. I governi di questi paesi erano abituati da 50 anni ad accogliere e quindi si erano dotati di una strumentazione, no, per l'inserimento di queste persone. Cosa vuol dire? No, innanzitutto avevano dei posti dove sistemarli provvisoriamente in attesa che si trovassero il lavoro, oppure se lo trovavano comunque che trovassero casa. Poi insegnargli la lingua italiana, poi la lingua del posto, poi insegnargli le leggi, più che le leggi, no? Le istituzioni, cioè cos'è un servizio sanitario, che cos'è una questura, che cos'è un'anagrafe, eccetera, perché queste cose qua si devono sapere. Poi in Germania lo so, ma credo che uguale, anzi più radicale sia in Svezia, venivano immediatamente convocati e gli dicevano: le donne non si toccano. La condizione per rimanere nel nostro paese e che non si sia nessuna forma di violenza o di prevaricazione nei confronti delle donne. Ricordate che in quel periodo lì non arrivavano solo maschi, poi si portavano dietro anche le famiglie, poi quelli che arrivavano solo maschi, come se... Poi le toccano lo stesso, no? L'anno scorso a Capodanno ci sono stati fatti di colonie, eccetera. Però all'interno, no, di una rete di istituzioni che era predisposta ad accoglierli.
no? Dal 2008 questo flusso si è interrotto e 1,5 milioni di profughi, quanti ne sono arrivati in Europa nel 2015, in gran parte in Germania, sono diventati un problema, mentre 10 anni prima non lo erano assolutamente. Che cosa è cambiato? Sono cambiate le politiche economiche, cioè è arrivata la crisi e si è detto bisogna stringere i cordoni della borsa, no? Bisogna bloccare i meccanismi di sviluppo perché sennò non riusciamo più a fare cosa. Questa cosa qua non è una legge naturale o una verità innata, è il frutto di delle scelte politiche, evidentemente sono state per difendere gli interessi, alcuni interessi contro altri, eccetera, ma che se continua così, cioè hanno creato 25 milioni di disoccupati in Europa fra i cittadini europei. È vero che alcuni di questi cittadini europei sono immigrati, no? Cioè i più colpiti, i più fragili, eccetera, sono persone che hanno acquistato la cittadinanza europea. Pensiamo che in Germania ci sono 4 milioni di turchi, questo era dove voleva andare a fare la campagna elettorale in Germania, ma credo che almeno 3 milioni di questi 4 milioni sono cittadini tedeschi, no? Tra l'altro ne abbiamo anche nel ceto politico tedesco, cioè ci sono numerose persone turche, ormai è una parte della popolazione, cioè, tutti i problemi di integrazione che ci sono. In Italia questa cosa non siamo abituati, perché l'Italia è stato un paese di esportazione di manodopera fino agli anni 70, adesso negli ultimi anni di crisi ha ripreso, perché l'anno scorso e l'anno prima ogni anno da qualche anno eccetera 100.000 persone all'anno vanno all'estero a cercare lavoro, sono tutti giovani, sono tutti istruiti nella stragrande maggioranza, non sono più l'emigrazione dei capi famiglia che avvenivano negli anni 50 e così via. Ma l'Italia non è abituata a questa cosa qua, non aveva le strutture pronte per gestire questo problema, cosa che la Germania fa ancora adesso, poi proprio i 500.000 profughi che ha accolto nel 2015 e 100.000 o 200.000 che ha accolto nel 2016 sono stati inseriti in questa rete che è già predisposta, cioè istruzione, mantenimento, case, eccetera, e lavoro. Tra l'altro quando la Merkel, quando ha detto ce la possiamo fare, il giorno dopo ha fatto un discorso dicendo cari industriali tedeschi, prendetevi profughi, no? Perché abbiamo bisogno, eccetera. Poi evidentemente le politiche economiche che sta praticando sono tali per cui non ne hanno presi tanti, però un po' ne hanno presi. D'altronde anche noi, no? Abbiamo alcune centinaia di migliaia di profughi o persone irregolarmente in Italia, eccetera, che lavorano in agricoltura e in edilizia. Allora, tanto per essere chiari, mentre succedevano queste cose, dal 2000 al 2008, periodo di governo prevalente del berlusconismo, cioè di partiti che sono contrari alle migrazioni, sono stati regolarizzati 5 milioni di persone che sono entrate irregolarmente in Italia, perché in Italia non ci sono canali regolari per di immigrazione. 300.000 vuol dire 300.000 all'anno, e sono stati tutti assorbiti in situazioni lavorative. Adesso da 7-8 anni a questa parte è cominciata questa produzione, no, di persone irregolari e non più, la cui posizione non è più sanata, no? Per cui ritroviamo insomma in tutti i cosiddetti ghetti, si vedono quelli in agricoltura perché sono concentrati proprio in enormi conglomerati di tende, di capanne, eccetera, ma nell'edilizia, nella ristorazione, eccetera, ce ne sono altrettanti che noi non vediamo perché sono sparpagliate, eccetera. No, sono tutte persone clandestine che hanno dei rapporti di lavoro irregolari, eccetera. L'altro voglio dire, vi ricordate che Berlusconi, quando è andato al governo la seconda volta, ha promesso 1 milione di posti di lavoro e poi ha detto li ho realizzati. Perché? Perché ha sanato 700.000 immigrati irregolari, ma li avevano tutti lavoro, no? Ma erano irregolari, sono diventati irregolari, sono entrati a far parte delle statistiche del lavoro e lui ha detto, vedete, ho creato 700.000 posti di lavoro. Questa è la realtà. E quindi è chiaro che noi ci dobbiamo dotare di una struttura
Sì, perché qua è tutto fatto casualmente, no? Ci sono i comuni, no? Che sono il 15%, non sono purtroppo 23.000 su 100.000 sono le persone alloggiate negli SPRA, cioè accudite negli SPRA, eccetera. Però gli SPRA sono cose piccole, sono cose fatte da 5 a 10-15 persone massimo, se no se ne fa un'altra, non si ammassano le persone. Invece il resto, 75.000, grosso modo con lo stime, eccetera, sono ammassati nei CAS o nei CAR, cioè lì sono a centinaia per volta, le cose recenti le avete lette sul giornale, eccetera, e trattati come vengono. Allora è chiaro che ci dobbiamo dotare di un sistema di accoglienza di questo genere qua, essenziale, perché se no li buttiamo per la strada, ma questi non tornano nel loro paese, tra l'altro non li riportiamo nemmeno noi, quindi vanno a alimentare il mercato clandestino o a vivere poi di furti, di rapine, di elemosine, eccetera, che in qualche maniera cercano di sopravvivere fino a quando scappano. Vabbè, tu, l'ultima cosa, più o meno ve l'ho già detta, cioè questa crisi occupazionale non è una sciagura che viene dal cielo, insomma, è frutto di delle scelte economiche molto precise e tra l'altro che vanno di pari passo con il progressivo allontanamento dell'Europa, cioè dell'Unione Europea, che fino a 5-6 anni fa era alla testa delle politiche, non faceva, secondo me, nemmeno allora le cose a sufficienza, ma era in tutto il panorama mondiale la testa delle politiche di conversione ecologica, in particolare di lotta contro i cambiamenti climatici. Tanto è vero che ha fatto una serie di direttive molto importanti come il 20-20-20, che adesso è diventato 40, eccetera, cioè di prescrizioni agli Stati membri di ridurre drasticamente, anche se con limiti che a Parigi l'anno scorso sono stati giudicati insufficienti, ma il ricorso ai combustibili fossili. Poi la conversione ecologica è anche molte altre cose, non riguarda soltanto il settore energetico, ma indubbiamente questo è quello principale. Riguarda innanzitutto l'agricoltore, che è il principale consumatore di prodotti di origine fossile e il principale emettitore di gas di serra, anche se si pensa invece che l'agricoltura sia completamente, in particolare nell'allevamento del bestiame. Ma la creazione dei disoccupati in Europa è andata di pari passo con l'allontanamento dell'Europa dalle politiche di carattere ambientale, in particolare dalla lotta contro i cambiamenti climatici. Oggi siamo al fanalino di, cioè siamo stati battuti da Trump, ma perché ha vinto Trump? Se c'era, ci fosse stato Obama, cui aveva assicurata della Clinton, eccetera, probabilmente l'Europa sarebbe in ritardo anche rispetto agli Stati Uniti nella tabella di marcia verso la riduzione del ricorso al combustibile fossile. In testa, facile, è la Cina, perché vive attualmente un talmente caos di carbonio da tutte le parti, eccetera, che per lei ridurre non soltanto è una necessità assoluta, ma poi anche le percentuali sono significative, cioè una piccola riduzione percentuale delle emissioni in Cina sono una cosa gigantesca rispetto al resto del mondo, perché la Cina ha 1.400.000 abitanti, insomma, quindi poi ormai è un paese economicamente sviluppato, anche se con e quindi cioè è vero che manca il lavoro, no? E quindi i primi a essere colpiti sono gli immigrati, ma manca il lavoro perché non si fanno le cose che si dovrebbero fare, non soltanto per creare occupazione, ma soprattutto per salvare la pelle nostra, cioè per non mandare il pianeta in fiamma, ma soprattutto anche per creare lentamente le condizioni perché non peggiori la situazione dei paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici, perché questo vuol dire necessariamente scoppio di conflitti in quelle zone lì e flussi di profughi che devono abbandonarle perché lì non è più possibile vivere, dove vanno, dove cercano di andare, anche se ci riescono o non ci riescono, anche a costo di rischiare la vita cercano di venire qua perché lì non possono stare. Pensate, con questo finisco, cioè la Libia, no, prima della caduta di Gheddafi aveva 3 milioni di immigrati a cui dava lavoro, perché i libici, avendo il petrolio, che cosa sia il lavoro non ne volevano sapere, c'erano nell'esercito, nel lavoro
burocrazia, i servizi sociali, eccetera, ma c'è l'edilizia, l'agricoltura, le costruzioni, eccetera, non se ne parlava. Tutte queste persone con la caduta di Gheddafi si sono trovate con enormi difficoltà a ritornare nel loro paese e con la necessità di campare. Sono state schiavizzate, sfruttate, massacrate, eccetera, e poi non sono solo loro, ovviamente, sono anche persone che provengono recentemente dai loro paesi di origine, ma lì c'è una massa enorme di persone, no, che aveva trovato nella Libia un approdo definitivo ai propri migrazioni, che invece si è trovata costretta o a tornare nel paese di origine dove non ha futuro, oppure a cercare l'avventura in Europa. Non so se ho risposto a queste domande, ho dimenticato qualcosa. La questione è posta dalla disoccupazione, cioè dal collegamento che c'è tra... La disoccupazione non è una sciagura divina, cioè è un frutto di una politica, no? Tra l'altro, cioè, noi viviamo ormai un regime schizofrenico, eccetera, cioè, pensate, no, a Marchionne che nelle sue aziende va a togliere i minuti, secondo le frazioni di minuto secondo, i tempi di effettuazione di determinato operazioni, massacrando, no, i suoi operai, eccetera, in una situazione in cui ci sono centinaia di altre persone in giro che non hanno niente da fare perché non trovano lavoro, ma in particolare pensate, no, che non sono loro a incassarli, ma un immigrato costa allo Stato italiano non 35 euro al giorno, ma molto di più. No, perché 35 euro sono quello che prendono le cooperative o gli SPRAR per gestire gli immigrati, ma poi c'è la polizia, la magistratura, le commissioni territoriali, gli avvocati, eccetera, sono altri costi, eccetera. Ma con 35 euro al giorno non solo sono un salario decente per una persona se la ricevesse, ma anche una possibilità di creare lavoro, eccetera. Io conosco decine di responsabili di cooperative sociali che dicono, ma se mi dessero 35 euro al giorno, no, per fare impresa, io ne impiego 10, ne impiego 15, cioè io non ho le cose da fare, saprei cosa fare, eccetera. E invece noi li teniamo lì a esibirli di fronte a tutti quanti gli altri, dicendo, facendoli incazzare anche gli altri, insomma, perché uno che si vede un giovane, forte, robusto, che non fa niente dal mattino alla sera, che abita di fronte a casa mia, eccetera, a un certo punto crea delle reazioni, cioè il razzismo si alimenta moltissimo di queste cose qua, della paura, no? C'è la paura, questa è, cioè, è dimostrato che gli immigrati regolari delinquono meno della popolazione italiana e che se c'è delinquenza fra gli immigrati, soprattutto fra quelli irregolari, clandestini, eccetera, se venissero regolarizzati probabilmente i tassi sarebbero di quel genere. Le regioni, terzo delle regioni ci sono immigrati, ma sono tutti irregolari che sono costretti, che hanno scelto, insomma, una scelta obbligata, no, di spacciare, di rubare, di affiliarsi a qualche cosca, eccetera, di prostituirsi o di prostituire, no, e di gestire le operazioni delle tratte, eccetera, perché sono fuori legge, cioè non c'è posto. Questa qua è una politica che non può continuare in questa maniera, cioè, questa è la qua. Cioè si sta accumulando in Italia una massa molto grande di persone irregolari o potenzialmente irregolari man mano che ricevono il diniego di protezione internazionale, che diventano effettivamente un problema. Questa politica qua la sta facendo lo Stato, non è colpa dei migranti, non è originata dei migranti. Fermiamo qui? No, non lo so se ci sono ancora domande, io devo fare a mangiare prima che vadano via le persone. Ecco, fallo.